Adesso basta! No, no, non sono Gabbo, però gli rubo lo slogan. Adesso basta. Perché adesso basta? Perché ho alcune cose da dire riguardo alcuni giocatori che fanno parte della Juventus. E questo ci aiuterà, questo video aiuterà più voi che me, a capire sempre più spesso perché faccio alcuni tipi di ragionamento. Perché da alcuni giocatori pretendo sempre di più e perché alcuni sono quelli che bacchetto un po' più spesso o da cui pretendo di più. Intanto ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati. Vi chiedo un mi piace, dato che questo periodo è veramente molto duro per quanto riguarda la creazione dei contenuti della Juventus, perché con la pausa nazionale, si sa, è sempre un po' un casino. Quindi ho cercato di portarvi dei contenuti che avevo da parte, compreso questo. Se volete aiutarmi, per forza di cose, lasciate un mi piace, un commento per farmi sapere anche un po' le vostre opinioni. E ci sono qua nelle schede tutti i video che ho pubblicato anche nelle settimane scorse. Invece qui sotto in descrizione c'è OneFootball. Scaricate OneFootball sui vostri cellulari, perché ragazzi, ormai è giovedì, quindi finalmente la pausa nazionale sta terminando, sta tornando la Juventus. È vero che noi abbiamo fatto magari delle analisi qua sul canale, ma alla fine le probabili formazioni, le interviste, i pre-partita, i post-partita, gli highlights della Serie A, tutto su OneFootball. OneFootball proprio ti dà la parola d'ordine, ufficialità. Noi invece facciamo delle illazioni. Sono tornate anche le illazioni anche in pausa nazionale. Perché ora basta? Ora basta perché purtroppo in questo momento la Juventus, lo sappiamo, è ferma. Ferma non solo per via della pausa nazionale, ma anche per via di vari investimenti che negli ultimi anni non si sono rivelati proprio correttissimi e per via di un monte ingaggi molto alto per quelle che sono le entrate della Juventus. Ragazzi, non è un mistero, la Juventus poche settimane fa ha presentato il bilancio, un passivo di 209 milioni di euro con cui si era stabilito un record negativo nella storia della Serie A. Poi si potrebbe dire per fortuna per quanto riguarda la Juventus, ma in realtà non è una fortuna avere anche un'altra squadra come l'Inter che ha preso quel record e l'ha strappato con 249 milioni di euro, mi pare, di rosso. Quindi più rosso rispetto alla Juventus che avevo ufficializzato poche settimane prima. Perché dico che non è una fortuna? Perché il nostro campionato si è impoverito terribilmente con gli addii di Lukaku, di Hakimi, di Ronaldo, di Donnarumma e di tanti altri giocatori che hanno deciso di andare a giocare all'estero, De Paul, un altro che comunque era sempre stato protagonista. Quindi è vero che l'Inter è sì la nostra, una delle nostre, perché mai come in questo momento il campionato è equilibrato, rivali, e quindi la Juventus dovrebbe essere, tra virgolette, contenta del fatto che anche l'Inter non sta benissimo. Io ragiono da tifoso juventino e amante del calcio. Devo dire la verità, mi sono leggermente stancato di questa storia che la Serie A tutti gli anni deve vendere. Vendere e fare delle scommesse, prende dei giovani talenti che poi magari fanno una o due stagioni fatte bene in Serie A, la vedono un po' come il trampolino di lancio e poi se ne vanno in campionati più ricchi. Siamo ormai ufficialmente un campionato di passaggio. E perché ora basta? Ora basta per tanti modi, per tanti motivi. Il primo è il cimitero degli elefanti. Traduco. Ci sono tanti giocatori, spesso e volentieri, anche importanti, con un nome veramente fantastico, che vengono in Serie A a fare gli ultimi anni di carriera. Poi noi ci esaltiamo perché siamo fatti così, è inutile che ci prendiamo in giro, siamo, intendo noi italiani ci esaltiamo di fronte al nome. Quando è arrivato Cristiano Ronaldo, da 3 anni di fila che vinceva la Champions, sopra i 30 abbondantemente, viene alla Juventus per 100 milioni di euro e 31 milioni di euro all'anno, tutti noi ci siamo esaltati. Tutti noi tifosi della Juventus ci siamo esaltati, perché arrivava Cristiano Ronaldo. I tifosi del Milan, dopo anni non felici, arriva Ibra, felicissimi del fatto che sia arrivato finalmente Zlatan Ibrahimovic, che poi ha fatto bene, Ronaldo la Juve non troppo sotto il profilo dei risultati di squadra, nei suoi personali abbiamo già parlato tante volte, sotto i profili di squadra invece Ibra al Milan ha fatto molto bene, il Milan è arrivato secondo, poi post lockdown è stata la squadra migliore, quest'anno sta facendo molto bene ed è secondo appunto dietro al Napoli, quindi Ibra ha dato una spinta a livello emotivo al Milan, a livello di spogliatoio, questo senza ombra di dubbio. Fatto sta che Ibra è un quarantenne, lo stesso Giorgio Chiellini che noi abbiamo rinnovato, un giocatore non più giovanissimo, e a me andrebbe pure bene il rinnovo di Chiellini, mi è andato pure bene. Non mi è piaciuto però poi la gestione di Demiral, non tanto perché era Demiral, però noi nell'arco delle ultime 2 stagioni abbiamo ceduto Romero e Demiral quando avevamo speso 135 milioni di euro per difensori del futuro per sostituire proprio Bonucci e Chiellini. Ad oggi c'è il Sole d'Elite, quando poi
a luglio si attiva anche questa famosa clausola, no? Di 100 e non mi ricordo, 150 milioni di euro. Che è vero, se vendiamo De Ligt a 150 milioni di euro facciamo un affare perché diventa uno dei calciatori più pagati nella storia e sempre parliamo di un difensore centrale, però dopo bisogna reinvestire e probabilmente su un giocatore di livello minore, quindi indebolisci ulteriormente la rosa e la vai a invecchiare perché comunque Bonucci e Chiellini avranno ulteriori anni in più, un altro anno sul groppone. Serverà un altro giocatore diverso da Rugani, perché noi dimentichiamo che in questo momento sta andando tutto bene, ma se dovesse farsi male, speriamo di noi, incrociamo le dita, uno dei centrali a disposizione, ecco che è il terzo Rugani, quindi un raffreddore, mal di schiena, stanchezza, qualsiasi cosa, poi Rugani è lì e dice, ehi, tocca a me. Quindi cimitero degli elefanti, basta. E infatti la Juventus quest'estate, quando ha avuto anche la possibilità, l'opportunità di prendere Miralem Pjanic, nonostante un ingaggio ribassato, perché poi è andato al Beşiktaş, formula del prestito secco con l'ingaggio praticamente dimezzato, la Juve ha detto no, a costo di sacrificare anche un giocatore che poteva essere utile. Uno come Pjanic in questo centrocampo, per quanto Pjanic sia vecchio, per quanto Pjanic possa essere bollito, non è più il Pjanic di una volta, poteva fare comodo, poteva essere utile. E la Juventus ha detto no. Perché ha detto no? Perché la Juventus ormai deve veramente prendere tutti i conti e rifarli, farli, 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 rifarli. E ci sono alcuni giocatori che sono nel mirino della critica, dei tifosi. Alcuni tifosi, io mi metto in mezzo a questi tifosi, perché ovviamente è normale, non siamo noi a pagare gli stipendi di questi giocatori e quindi per quanto mi riguarda la Juventus può dare 12 milioni di euro l'anno a chiunque, a patto che poi sul campo questo giocatore mi dimostri qualcosa. Perché? Perché noi siamo stati tutta estate a ripeterci una formula magica, no? Non arriva nessuno se prima non si cede qualcun altro. E che palle direte voi, e che palle dico anch'io. Perché? Perché ormai il monte ingaggi della Juventus è zeppo e quindi ben venga dare degli ingaggi elevati magari a giocatori giovani e di prospettiva che possono essere il futuro della Juventus, appunto come De Ligt, non ben venga di dare degli stipendi elevati a giocatori appunto come Ramsey, come Rabiot, che sono Ramsey disintegrato. Rabiot è un titolare in questo momento anche indispensabile nella chiave tattica di Allegri, ma che ancora sta facendo un po' fatica a entrare nei meccanismi della Juventus. So che sembra un discorso populista, il fatto di ma loro guadagnano tanti soldi, quindi no. Ma ragioniamoci un attimo. Non è perché mi dà fastidio anche, non ve lo nascondo, anche mi dà fastidio pensare che Ramsey prenda più di 7 milioni di euro l'anno a guardare le partite della Juventus come le pago io, anzi lui in panchina, nel suo bel posticino, si allena con la Juve, fa le trasferte con la Juve, poi è pagato a fior fior di quattrini, ma veramente fior fior di quattrini. Tanti, tantissimi soldi. Mi dà fastidio che questi giocatori percepiscono degli stipendi così alti e che quindi la Juventus sul mercato non può fare determinati investimenti perché è bloccata da queste persone, da questi giocatori che, volenti o nolenti, o non sono di livello assoluto e quindi non percepiscono uno stipendio adeguato alle loro caratteristiche tecniche, o dei giocatori che o sono troppo vecchi, o sono troppo rotti, o entrambe, o tutte e tre, come nel caso di Ramsey. Quindi ora basta. Ora basta tolleranza con giocatori che puntano i piedi, vogliono rimanere alla Juventus, vogliono tenersi lo stipendio, sanno che la Juventus è in una situazione critica. E addirittura la situazione di Ramsey è paradossale perché quando va in nazionale tira pure delle frecciate nella Juventus. Io non ne ho parlato in questi giorni, dovevo lasciare sbollire un attimo la rabbia, ma più penso che noi tutti gli anni per via di un errore di valutazione, perché questo l'ha fatto la Juventus, non è che Ramsey è diventato un giocatore così pagato dalla Juve e della Juve a caso. La Juventus ha deciso di investire su Ramsey facendo un errore grandissimo, uno dei più grandi errori probabilmente nella storia del club a livello di valutazione economica e tecnica. Ed ora siamo ostaggio di un giocatore che è ben consapevole del fatto che non ha uno sbocco. Non è ben visto né dai tifosi né dalla società e non ha una collocazione tattica ben precisa, rimane lì. Non prende in considerazione altre offerte, nemmeno in posti dove è stato bene e dove magari ci sarebbero altri medici in grado di gestirlo al meglio, sapendo come lui deve essere gestito. Quindi è normale che poi i tifosi vadano a prendere alcuni giocatori e dicano: ehi tu, un altro esempio, Bernardeschi. Bernardeschi oggi guadagna tanti soldini. Perché
3 milioni, 4 milioni di euro, è in scadenza. Per me Bernardeschi a queste condizioni non va rinnovato. Dovesse essere rinnovato a 1 milione e mezzo di euro, andrebbe pure bene, perché una riserva come Bernardeschi difficilmente la trovi in giro e che guadagna così poco. Bentancur guadagna poco, ma Bentancur ha questa famosa clausola del Boca sulla rivendita che ci impedisce di fare mercato secondo una logica tecnica e ci dice: ehi, non ha senso vendere Bentancur adesso per un discorso legato ai soldini. Kulusevski è nella critica dei tifosi perché 40 milioni di euro fino adesso non ha dimostrato di valerli. Dybala è nella critica dei tifosi perché 10 milioni di euro all'anno negli ultimi anni, o nell'ultimo anno e mezzo diciamo, perché poi con Sarri era andato molto bene, Dybala non ha dimostrato di essere Dybala, e quindi i tifosi si interrogano, punto interrogativo, ma davvero Morata 35 milioni di euro per il riscatto quest'estate li vale o non li vale, dato che ne abbiamo già spesi altri 20 per prolungare 2 anni di prestito? Sono tanti esempi. Rugani, De Sciglio guadagnano 3 milioni di euro all'anno per guardare la Juventus dalla tribuna a volte e bloccano il mercato, e soldi spesi male, e soldi gestiti male, stipendi elevatissimi, e sono giocatori che bloccano il mercato. È inutile che ci prendiamo in giro, questa è l'amarissima verità, e per questo la Juve ha deciso calma. Al 30 giugno 2022 ne scadono un sacco e poi ragioniamo: esce De Sciglio, esce Bernardeschi, esce Perin, esce Douglas Costa, probabilmente Dybala in scadenza, Cuadrado in scadenza. Ora la Juve Dybala e Cuadrado li rinnoverà, poi magari si concentrerà su Bernardeschi e De Sciglio per capire le situazioni, e se queste rinnovano a delle cifre veramente inferiori, in grado di sbloccare il mercato della Juventus per acquistare giocatori che vanno a migliorare la rosa della Juve, io non sono contro il rinnovo delle seconde linee, perché so che poi vanno cercati altri giocatori disposti a stare in panchina di un certo livello, e purtroppo oggi è difficile comprare. Quindi capisco anche la Juventus che voglia rinnovare alcuni giocatori, a patto che questi decidano che quelle cifre non vanno più bene. Rabiot, io tante volte lo tartasso perché penso che uno stipendio del genere non lo davamo nemmeno a Pogba, non lo davamo nemmeno a Vidal, non lo davamo nemmeno a Pirlo, non lo davamo nemmeno a Marchisio, per non parlare di Ramsey. Quindi non è un tolleranza zero nei confronti di questi giocatori, è un grande ora basta, mi sono stancato, ci siamo stancati, si è stancata la Juventus, e la politica è tutta orientata verso un altro tipo di pensiero. Basta giocatori vecchi, basta giocatori che guadagnano tanto, basta giocatori vecchi e che guadagnano tanto. Ed è per questo che alcuni profili, alcuni nomi come quello di Vlahovic, appunto, che è circolato, diventano molto interessanti, perché sono giocatori forti, giovani, in prospettiva, e che andrebbero a guadagnare, non dico nemmeno le stesse cifre che abbiamo citato, forse meno, probabilmente valendo l'investimento fatto.